Da Ramacca a Caltagirone, passando per Gran Michele, il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha assolto questo impegno chiamando a raccolta gli elettori dei rispettivi comuni che saranno chiamati alle urne per i rinnovi dei rispettivi consigli comunali. I temi della politica, con particolare riferimento all'analisi del voto dell'ultima tornata elettorale delle amministrative, recentemente conclusesi su scala nazionale. Questo è uno dei primi argomenti affrontati con il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Da qui l'analisi del voto fornita a Gran Michele. Ma questo testo siciliano ovviamente ha la Sicilia nelle sue logiche, i suoi equilibri, e qui il Movimento 5 Stelle sta svolgendo una grande opera, una grande azione politica a tutti i livelli, regionale, locale, territoriale, anche in sinergia ovviamente con Roma. E direi che abbiamo una grande prospettiva per contribuire a migliorare questa società siciliana, questi territori. Soprattutto è importante in questa fase ripartire tutti insieme, offrire una speranza concreta che non sia solo una chiacchiera elettorale. Il Movimento 5 Stelle c'è, offre proposte solide, concrete e soprattutto dobbiamo porci in linea con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che è una grande opportunità e la Sicilia, queste comunità, hanno tutto il diritto di poter intercettare questo vento di cambiamento, di trasformazione, e con questa dote finanziaria imponente ci sono tutte le condizioni per migliorare la qualità di vita di queste comunità. E per restare in tema di alleanze, il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, Che spiana la strada a accoglienza, tutto campo al PD, anche per la Sicilia. E però quanto ha reso noto a Ramacca dal leader del Movimento 5 Stelle, che in se vista delle davvero elezioni regionali questa del calorosa 2022 ha accoglienza, fatto presagire non di ci già che i tenevo due perché partiti dopo cammineranno fissare a braccetto. l'opzione. Siamo insieme al PD. In altre realtà anche qualche altra volta non è stato possibile, questo conferma il fatto sicuramente che col PD c'è un dialogo privilegiato che coltiviamo e soprattutto cerchiamo di sfruttare laddove vi sia la possibilità di elaborare un progetto condiviso per obiettivi ovviamente nell'interesse dei cittadini. Qualche volta non c'è la possibilità, non ci sono questi presupposti, non ci sono stati e a quel punto lì orgogliosamente andiamo da soli o, se è il caso, in coalizione con altre liste civiche. Che calore, che accoglienza, eh? Amiche e amici di Gran Michele, grazie davvero per essere qui numerosi, grazie davvero per questa calorosa accoglienza. Io ci tenevo perché devo confessare con emozione, è la prima volta che sono a Gran Michele e mentre venivo,